Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui per un nuovo episodio della Race Weekend. Questo fine settimana si corre in quel di Zandvoort ed è stata questa la nostra prima selezione e in sovraimpressione avete visto anche la nostra selezione dell'idolo di casa. Max Verstappen su Red Bull correrà questa Can I Beat Pole del sabato, in cui in una qualifica breve di 18 minuti cercheremo di battere il miglior tempo fatto registrare dal Pullman al sabato nella gara reale qui in Olanda, qui a Zandvoort. Zandvoort, circuito per quanto mi riguarda molto difficile, non mi trovo assolutamente bene a correre in quel di Zandvoort con queste vetture in generale su F1, perché è un circuito in cui sono presenti tantissime curve veloci miste a curve lente e sinceramente non mi sono mai trovato bene in questo tipo di piste. Comunque vedremo se saremo in grado di fare un tempo soddisfacente in questa Can I Beat Pole. Ovviamente voi lasciate un bel mi piace per supportare la serie, commentate qui sotto con il vostro pronostico, ditemi secondo voi qual è il tempo che verrà fatto registrare dal Pullman durante le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ovviamente se già non lo siete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti e vi lascio al primo giro, lo facciamo tutto on board con il suono del motore di Red Bull Powertrains ex Honda. Dopo il banking andiamo a chiudere il nostro giro e devo dire la verità, è stato il giro più pulito che io abbia mai fatto in quel di Zandvoort. In 1:12.8 sono abbastanza felice, ho forzato ma non ho forzato in maniera esagerata e sono riuscito a chiudere con un tempo abbastanza soddisfacente. Secondo tentativo che iniziamo subito per vedere se riusciamo a migliorare sin da subito il nostro 1:12.8 e riusciamo subito a guadagnare quasi un decimo solo in curva 1, primo settore in cui so di poter guadagnare tanto se riesco a ritardare quel poco che serve. Le staccate infatti, guardate, dopo poche curve siamo già sotto di 2 decimi rispetto al nostro tempo migliore precedente. Primo settore fucsia per noi, ma purtroppo sbagliamo completamente l'ingresso di curva 9 che è il punto dolente di questo tracciato. Purtroppo perdiamo la vettura, dobbiamo alzare il piede e dobbiamo rientrare i box per montare il terzo treno di gomme rosse, di gomme soft. Vediamo se saremo in questo tentativo in grado di migliorare il precedente tentativo in 1:12.8 che abbiamo chiuso nel, appunto, primo tentativo. Abbiamo carburante a sufficienza per soli 2 giri.
La perdiamo malissimo nell'ultima curva, che peccato, eravamo quasi due decimi sotto grazie ad un buon secondo settore, non avevamo fatto un ottimo primo e purtroppo però l'ultima curva, la penultima diciamo curva, ci frega molto molto spesso col suo cordolo molto alto all'interno. Dobbiamo rientrare ai box e sicuramente avremo anche da riparare l'ala anteriore prima di riscendere in pista. Montiamo l'ultimo treno di gomme soft a nostra disposizione e vediamo se riusciremo in questo quarto e ultimo tentativo a migliorare il nostro 1:12.8. E la perdiamo così, l'avevamo salvata in curva 9 ma non la salviamo in uscita di curva 10, abbiamo provato a forzare ma purtroppo l'abbiamo persa. E il problema è sempre curva 9, sia per noi che guidiamo ma soprattutto per un'IA che è veramente troppo veloce in percorrenza, guadagna all'incirca 6-7 decimi solo in curva 9. Questo problema persiste da F1 2021. Ragazzi, dobbiamo accontentarci di un 1:12.8 che mi soddisfa ma non pienamente, perché penso che avrei potuto puntare ad un 1:12.5. Ricordatevi di lasciare un bel mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi ringrazio per la visione, l'appuntamento è al prossimo episodio sul canale. Ciao Wheelers!